ci aspettiamo di portare valore a tutte le aziende presenti sul mercato italiano. Dobbiamo consentire a queste aziende di affrontare un processo di trasformazione e digitalizzazione nel migliore dei modi, fornendo il massimo dell'innovazione sulle nostre soluzioni e il massimo del valore. Questo consente alle aziende italiane di raggiungere il massimo livello di competitività sul loro mercato di riferimento. Allora, come si immagina Aruba al futuro nel mondo del cloud? Aruba, l'abbiamo già detto, è molto orientata al concetto dell'ibrido. Un utilizzo del cloud ibrido, che quindi vede l'utilizzo di infrastrutture anche fisiche, più dinamiche, quindi di infrastruttura, soluzioni IaaS, soluzioni PaaS, soluzioni SaaS, che le aziende possano utilizzare in maniera estremamente mixata al fine di avere la massima efficienza da questa adozione del cloud. Lo vediamo però in un ambito sia nazionale che internazionale, molto più regolamentato, molto più in qualche modo incanalato verso una logica di trasparenza, perché anche il mondo cloud ha bisogno di estrema trasparenza in ciò che viene offerto al mercato, e con una particolare attenzione a tutti gli aspetti di privacy e di compliance che, essendo un mercato, diciamo, soluzioni tecnologiche abbastanza nuove, ancora devono raggiungere il corretto livello di maturazione.